Heaven known. Now I swing in the place without more. While you come back to the land that doesn't care. Ooh, my baby, draw down. Ooh, my baby, draw down. Till some raindrops on your heart, lonely lost. Cessione del quinto anche a pensionati senza limiti di età. Mi vuoi ancora? Cosa? Il caffè? No. Ci vediamo domani, eh? Faceva così schifo. No. Dì al capo che oggi mi sono svegliato con il mal di stomaco, eh? Ciao. Buongiorno. Buongiorno signore, benvenuto alla Chronicle of Finances. In cosa posso esserle utile? Ecco, ho letto questo oggi, avrei bisogno di informazioni. Dunque, qui per un prestito. Attenda un momento, prego. Dottore, mi scusi, c'è qui un signore che vorrebbe informazioni per un prestito. Molto bene. L'attendono al secondo piano, studio 7. Qui c'è l'ascensore. La ringrazio molto, signorina. È un piacere aiutarla. Buona giornata. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Secondo piano, vero? Sì, grazie. Chronicle of Finances, buongiorno.
Avanti. Buongiorno, la stavo aspettando. Mi chiamo Peter McLean, sono un consulente finanziario della Chronicle of Finances. Carter, molto piacere. Piacere, Carter. Prego, si accomodi. Tutto bene, Carlo, la vedo perplesso. C'è qualcosa che la disturba? No, sono solo sorpreso. Di solito gli uffici aperti al pubblico sono sempre chilometri di code. Noi offriamo un servizio utile al pubblico, Carlo. La nostra azienda dispone di numerosi dipendenti sempre pronti a servire il cliente con le loro ineguagliabili competenze. Da noi non ci sono code, Carlo, e l'ultimo arrivato è sempre il primo. La prego, si sieda. Gradisce qualcosa da bere? No, grazie, non si disturbi. Ne è sicuro? La vedo affaticata. Forse dovrebbe bere qualcosa di fresco. Ha fatto colazione. Si dice che il modo migliore per iniziare con energia una splendida giornata sia quello di fare un'abbondante colazione. Purtroppo non sempre è sufficiente per arrivare a fine giornata. No, grazie, dottore. Peter. Grazie, Peter. Ho già preso un caffè, molto lungo e molto freddo. Certo, non è un'abbondante colazione. Da domani cambi bar, Carlo. Non potrei mai, i ragazzi sono dei cari amici, così come il padrone. No, io li perdono ogni mattina. Ha detto una cosa meravigliosa, Carla. Da questo comprendo il suo animo e capisco che lei è un cliente degno dei servizi che la Chronicle of Finances può offrire. Da oggi lavoreremo a sodo per lei, Carla. Molto a sodo. Hanno anche detto che non ci vorrà molto perché venga effettuato il pagamento. 10 giorni al massimo. E come lo ripaghiamo? A quanto ammonta la rata mensile? Interessi inclusi? Ma perché devi essere sempre così negativa? Dai, papà! Facciamo così. Tu domani torni da quell'agente finanziario e lo riempi di domande, così almeno capisce che non sei uno sprovveduto. Ti farai spiegare tutti i dettagli del contratto nuovamente e se loro ti mostrano la procedura in maniera identica come te l'hanno mostrata oggi, firma e non se ne parli più. Quei soldi ci farebbero davvero comodo, mamma. Bene, Carlo. Oggi ha assicurato alla sua famiglia un futuro di serenità. No, vado da Alison al ristorante perché è uscita senza ombrello. Ciao. Ciao. Hai bisogno di aiuto? Ti senti male? Cosa posso fare per te? Thank you.
Lucas, per favore, inizia a informare questo ciambello. Sì, passami anche l'altro. Allora, vedi la tua cucina, eh? Dai, che tardi. Vediamo di sbrigarci, per favore. Vediamo di sbrigarci. C'è un uomo lì fuori, nel vicolo, per terra. Che cosa? Chiamo l'ambulanza! Non serve. Gentile signora Geller, la informiamo in merito al finanziamento erogato a favore di suo marito che in seguito alle vicende riguardanti l'attacco cardiaco in conseguenza di terapia non dichiarata, taciuta la verità sulle reali condizioni di salute dell'interessato e presentato referto del medico curante dottor Aliteni. Ma che significa? Dopo conferma del medico internista dottor Croser, comunica il rifiuto della copertura assicurativa da parte della compagnia assicurante per falsa dichiarazione di stato di salute. Signorina Geller, finalmente ci conosciamo. Benvenuta alla Chronicle of Finances. Le presento il dottor Croser. Si accomodi. Vuole che le ordini qualcosa da bere alla caffetteria? Capisco. Vuole che affrontiamo subito il motivo della sua visita. Bene, accomodiamoci. Prego, dottore. Non ho tempo da perdere, signori. Voglio chiarimenti immediati. Per convenire con lei, sarò diretto e conciso. Suo padre ha dichiarato il falso al momento della stipula del contratto con la nostra società. La verità è venuta a galla, però. E visti i precedenti clinici di suo padre, la copertura assicurativa viene a mancare. Lei, in quanto erede unico, è il dovere di prendere in consegna il pagamento del credito da noi effettuato nei confronti di Carl Geller. Compilando questo modulo... Ma lei è pazzo! Signorina Geller, per favore... Non mi tocchi! Voi avete erogato un prestito a mio padre. Nel contratto era prevista la copertura assicurativa in caso di decesso. In caso di decesso casuale e improvviso. Non per malattia non dichiarata. Cosa? Ma di che parla? Signorina... Suo padre, al momento della firma del contratto, non ha dichiarato le sue reali condizioni di salute. Reali? Mio padre stava benissimo, non aveva alcun problema di salute. Ecco, questa è una dichiarazione del medico curante, il dottor Aliteni. Ne abbiamo fatto richiesta dopo il decesso. Qui si afferma che suo padre, già da tempo, era sottoposto a una cura specifica per il controllo di una tachicardia, diagnosticatagli dallo stesso Aliteni. Suo padre non ce n'aveva parlato, ha dichiarato il falso. No, mio padre non era un disonesto. Non vi permetto di sputare sul suo onore. Questa è una truffa, vostra di quell'imbecille che ritengo.
Si calmi, siamo in un'azienda, ci sono altre persone. Perfetto! Siete dei ladri, approfittate delle persone disperate per circuirle e intanto succhiate loro il sangue. Non mi faccio prendere in giro da voi e non vi permetto di infangare la memoria di un uomo onesto come mio padre. La smetta, per favore, o mi vedrò costretto a chiamare la sicurezza. Sarò io a chiamare la polizia per denunciarvi. Cos'è questa confusione? Si calmi, questa è un'azienda rispettabile. Qui non tolleriamo scene di sì elevata volgarità, qualunque sia il motivo della sua visita. È pregata di lasciare subito l'edificio. La cosa non la riguarda. Io sono l'amministratore delegato. Tutto qui dentro mi riguarda. Allora posso parlare direttamente con lei. Questa è un'associazione a delinquere! Dottor McLean, chiami la sicurezza. Sicurezza? Abbiamo un problema. Oh, maledetti ladri! Io vi denuncio! Ve la faccio pagare! Cosa posso fare per te? Dirmi quanto le hanno promesso. Cosa? Quanti soldi le hanno promesso? O quanti gliene hanno già dati? Di che parli? Della falsa dichiarazione sulle condizioni di salute di mio padre. Lei ha partecipato a questo gioco sporco. Ha tradito la fiducia di mio padre. Mi dica almeno quanto ci ha guadagnato. Smettila, ragazzina! Chissà perché i delinquenti si vergognano delle proprie azioni infami. Ma sempre troppo tardi. Fingerò di non aver sentito le tue insinuazioni. Ipotizziamo che tu mi abbia fatto solo questa domanda. Cosa ho dichiarato sul personale medico che la Chronicle of Finance mi ha chiesto dopo la morte di Carl? Nessuna ipotesi di impedimento. Condizioni ottime di salute al momento della firma. Ma il dottor Aliteni ha riconosciuto il decesso inatteso di mio padre e le sue condizioni di salute perfettamente consono a quelle previste nel contratto della Chronicle of Finances. Questo significa che Crozer ha modificato il documento compilato da Aliteni, falsificando anche le sue dichiarazioni. Ascolta, se anche fosse vero quello che mi stai raccontando... Se anche fosse vero! Ma è vero! Lei non mi crede. Ho perso solo tempo con lei, ispettore. Non ci sono prove che attestino la verità di quello che dici. L'unica prova è quel documento di Aliteni. Ma è falso! E lui può testimoniarlo! La testimonianza di un medico può essere sufficiente ad avviare un'inchiesta. Ma in un processo non ci basterà per affrontare la potenza di un'azienda multinazionale come quella di cui parli. Lo stesso Aliteni avrà paura di testimoniare contro di loro. Correrebbe il rischio che la situazione si rivolti contro di lui. Potrebbero accusarlo di diffamazione. Non gli conviene. Lei sa che c'è sotto qualcosa, ma ha paura di affrontarli. Sono solo realista, è il mio lavoro. Il suo lavoro! Il suo lavoro! Dovrebbe essere quello di indagare per scoprire la verità sulla morte di... Lascia che ti dia un consiglio. Finiscila di giocare con le cose più grandi di te. Sì, la finisco. Perché da sola non ce la faccio. Ralciarmi. Attacco cardiaco. Hilary Kanzelt. Troppe coincidenze. Anche per un realista. Miriam, vieni nel mio ufficio, subito. Serve qualcosa, ispettore? No. Mi ha chiamato? Sì, ma
ho risolto da solo. Anzi, no, aspetta. Vai in archivio e cerchi i fascicoli su questi omicidi. Leggi con attenzione e poi cambia il cellulare. Allora, Miriam, ho trovato qualche analogia negli omicidi? Come pensavo. Sì, sono legati ai 5 decessi inaspettati per caso naturale. Sono i medici curanti, quelli che hanno firmato le dichiarazioni richieste dall'azienda. C'è altro che ho scoperto. Cosa? Banconote. Ti ringrazio. Vado con Miriam. Sì, lo so, ne mancavo uno. Tieni pronta. Cristo! Anche qui banconote. Un'altra incredibile coincidenza. Tu qui, vattene! Miriam, manda rinforzi. Poi ti spiego, sbrigati! Chi sei? Cosa volete da me? Che sta accadendo qui? Shh. Tranquillo, ispettore. Non ti agitare. Shh. Volete dirmi chi siete? Saris e Jedas, per servire. Chiedo troppo se vi ordino di liberarmi. Ispettore, non ho detto che siamo qui. Per servire te. Al servizio di chi siete, allora? Mio. Ciao, ispettore. Finalmente ci incontriamo. Credo ti faccia onore sapere che sono una tua fan. Se mi liberi almeno la mano sinistra, ti faccio un autografo. Me l'avevano detto che sei un tipo simpatico. Peccato che tu sia anche piuttosto stupido. Ce ne hai messo di tempo per capire il gioco delle coppie. Peccato che tu sia arrivato tardi. Perché questo scempio? Chi siete? E che cosa ci guadagnate con questa strage? Attento, ispettore. Non essere superbo con noi. Proprio oggi hai consigliato ad una ragazzina di non immischiarsi in cose più grandi di lei
E ora tu commetti il suo stesso errore. Tu come fai a sapere? Ma certo, mi avete tenuto sotto controllo durante le indagini. Te l'ho detto, ispettore. Sono una tua fan. È per questo che voglio farti un regalo e spiegarti tutto. Come iniziare? Ah sì. In principio era il compromesso. Vedi, ispettore, ogni essere umano ha sogni, desideri, ambizioni, come lui. Altri invece hanno necessità, bisogni e soprattutto problemi, come le vittime. E tutti costoro, in qualsiasi situazione si trovino, sono pronti ad usare il mezzo migliore per ottenere ciò che vogliono. Il compromesso. Ma i compromessi vanno firmati. E i compromessi firmati includono clausole. E le clausole non sempre vengono lette dal sottoscrivente. Ai lui. Smettila con questi giri di parole! Perché li avete ammazzati? Era una clausola del contratto morire ammazzati senza che nessuno lo sapesse! No, ispettore, non sono le clausole che ci regalano la loro vita. È tutto il contratto. Basta un pezzo di carta come un contratto di cessione del quinto di un pensionato e un certificato di condizioni di salute firmato dal suo medico e falsificato da qualcun altro affinché a noi venga assicurata la loro anima e la loro discendenza. Quindi la Chronicle of Finances guadagna soldi grazie a voi? E voi cosa siete? Siamo donne, ispettore, o peggio ancora, esseri superiori. Sensuali e perfide come solo una donna umana sa essere. Assetate di anime innocenti. Banche e finanziarie sono solo un mezzo per coinvolgere le vittime, legarle a noi, assicurarci la loro anima e quella dei loro figli. Che c'entrano i figli? C'entrano, ispettore. Vediamo se riesce a capirmi. Un pensionato ottiene un prestito dalla Chronicle of Finance. Noi uccidiamo la vittima. Poi la Chronicles richiede un certificato medico e lo falsifica. E noi uccidiamo anche il medico curante, leale o corrotto che sia. Così ci togliamo di mezzo i testimoni. A questo punto la Chronicles denuncia la falsa dichiarazione del contraente e annuncia ai familiari la mancata copertura assicurativa. Se il pensionato ha figli maggiorenni, su di essi ricade la responsabilità della menzogna del genitore e la responsabilità dei pagamenti all'azienda. Facile e divertente. Controlli anche tu, ispettore. E poi la discendenza continua. Oh mio Dio, ammazzate pure i figli! Sì, fino all'ultimo erede. Il minorenne. Loro sono gli ultimi anelli della catena. Questi sono i nostri premi, le anime più giovani che non possono assolvere i debiti dei genitori. Thank you.
non ti facevo così sveglia, ragazzina. Hai seguito regole, presumo. Ma quella non può nulla contro di me. Avrei capito che non siamo umani. Qualunque cosa tu sia, io posso essere come te. O anche peggiore. Non essere stupida, ragazzina, così non risolve nulla. Io sono l'anello della catena che si spezza da solo. Non avrai altro dio all'infuori di me! Credo in un solo Dio, padrone di tutte le cose, visibile e invisibile. Padrone di tutte le cose. Credo in una sola Chiesa, ramificata e corrotta. Credo in una sola Chiesa, ma non professo il suo credo. Ramificata e corrotta. E rimetterò i suoi peccati ai suoi debitori. Ma non professo il suo credo. E rimetterò i suoi peccati ai suoi debitori. Thank you.
the words I need. I have no.